Salve! Bentornati ancora una volta su Radio Alastor, letteralmente l'unica radio infernale che vi tiene compagnia. E... cominciamo benissimo! Sì, pronto? Alastor, brutto bastardo, sai perché ti ho chiamato? Prima di tutto, occhio al linguaggio, mio caro, sei in diretta su Radio Alastor! Non me ne frega un cazzo del tuo stupido podcast! È che è uscito il nostro nuovo design, e da quanto so, hai preso la strana abitudine di dare la tua opinione a riguardo! Attenzione, gente! A quanto pare c'è un qualche overlord che sente il disperato bisogno di sapere cosa ne penso io di lui! Non solo lui. Siamo in tre ad aver ricevuto un restyling dei nostri design. Ma veramente io volevo registrare un episodio su come evitare che un pervertito ti entri in camera mentre dormi. Eh sì, gente, sapete tutti a chi mi riferisco. Veniamo al dunque, Alastor. In quanto demone della radio hai diretto accesso a gran parte dei peccatori di Pentagram City. Possiamo aiutarci a vicenda. Ah, davvero? Oh, sì. Sponsorizzaci. E in cambio... Vox dirà in diretta che sei meglio di lui. Ma neanche per il cazzo! Andata! È un piacere fare affari con voi, vivi. Questa me la paghi, Velvet. Alastor è migliore di me. E? E il suo stupido podcast è meglio di Voxflix. Dici bene, mio caro collega dalla faccia piatta. Allora, diamo un'occhiata ai danni. Beh, devo dire che tutto sommato apprezzo il fatto che Velvet abbia deciso di prendersi, gettarsi nel cestino e cambiare totalmente look. Voglio dire, sei assolutamente irriconoscibile, mia cara. Quello mi pare ovvio, genio. Chiunque noterebbe che sono cambiata totalmente. Ah, non saprei. A volte mi capita di dimenticarmi che esisti. Raramente la gente mi chiede che ne pensi di Velvet e a quel punto io rispondo chi? Fottiti, Alan. Ciononostante devo ammettere che ora è un'aria molto più accattivante e minacciosa, mia cara. Passiamo a Valentino. Avanti. Non c'è molto da dire. Hai proprio ragione, sei pressa poco lo stesso. Ma apprezzo la riduzione dei cuori sulla pelliccia. Una domanda. Era davvero necessario tenere quell'enorme cappello? È un cappello da pappone. Come se la tua sgargiante personalità non l'avesse già fatto intendere. Chiudi il becco, Vox. O ti sfondo il culo. E questa dovrebbe essere una minaccia? La cosa sta degenerando. A proposito, ora che ti guardo meglio in volto, eri quasi più minaccioso nella prima versione. Beh, mi dispiace non essere all'altezza dei tuoi standard del cazzo. Te l'ho detto che sarebbe stata solo una perdita di tempo. Ed ora veniamo a te, Vox. Sentiamo, avanti. Che dire, a questo punto penso di aver lanciato una moda. Ormai i tuoi Serpentius fate a gara chi indossa la giacca più simile alla mia. Pronto? Pronto? Sa? Ci sei ancora? Non ho intenzione di abbassarmi al tuo livello. Eppure i tuoi vestiti sembrano dire il contrario. Io sono la tecnologia, mentre tu sei ancora bloccato nella mediocrità degli anni 30. Disse il demone con una televisione al posto della testa. Lascia perdere, Voxy, non ne vale la pena. E tu, Alastor, farai bene a guardarti le spalle. Ricevuto, Babbo Natale. Pronto? Pronto? Ci siete ancora? Hello? Alve? Ehi là? Deve essere caduta la linea. Beh, direi che l'episodio sui pervertiti che ti entrano in casa dovrà aspettare. Un attimo. Avrò chiuso a chiave. Ragazzi, devo scappare. Questione di vita o di morte. Di nuovo. Fatemi sapere la vostra nei commenti, seguite gli altri episodi e non dimenticate di iscrivervi per supportare il canale. Noi ci rivedremo molto presto. Restate sintonizzati.